che è rivolta a persone sia over 64 anche leggermente under 64, ok? E comunque è una ginnastica che è volta a migliorare la qualità di vita di tutti i giorni, di ognuno di noi, ok? E logicamente non si va a concretizzare aumentando la massa muscolare, ma come primo obiettivo è quello di elasticizzare i tessuti che si vanno un pochino afflosciando. No, però prima di afflosciare, praticamente abbiamo molti tessuti che ci rigidiscono, soprattutto con l'età avanzata. Quindi la prima cosa è elasticizzare, mobilizzare e allungare, e poi andare a tonificare quei muscoli che sono erettori dell'rachide, quindi muscoli posturali, e poi piano piano si va a migliorare anche la frequenza cardiaca e tutte le cose. Altro aspetto pure che diceva il dottore, comunque che abbiamo anche delle testimonianze, perché prima di arrivare qui una mia allieva, insomma, mi diceva: ti devo fare complimenti anche il mio dottore, perché non ho avuto mai il colesterolo così basso, dice. Quindi il mio dottore stesso mi ha detto, dice, non smettere mai di fare attività fisica. E anche molti hanno dei miglioramenti per quanto riguarda la pressione arteriosa, insomma, che va a migliorare. Quindi comunque l'attività fisica è risaputa, e siamo qui anche a confermarlo, che comunque fa bene al corpo e alla mente. Le giornate che noi facciamo l'attività fisica al CONI sono il lunedì e il giovedì alle 18.45 e il martedì e il venerdì alle 9 del mattino. Perfetto. Grazie.